Eccoci qua, già in onda, già il primo secondo, la regia già mostra segni di sbandamento. In onda. Ecco, siamo in onda. Allora, buonasera, il problema della voce, la questione dell'Indonesia, la questione di quello che è successo a Jakarta. Vediamo subito. Io sto meglio, il servizio no. Che cosa non farebbe Crozza per avere un inizio così? Scusate, doveva anche fare. Scusa. Voi vi potete immaginare che cosa succede quando ci sono questi piccoli. Buchi. Qualche secondo ancora per il servizio, mi stanno facendo dei segni che non vi voglio neanche raccontare. Eccoci qua. Un po' di suspense, no? C'era stato un intoppo. Buonasera. Ma attenzione cosa, ragazzi? Siamo in onda, lo so benissimo, ma non è possibile. Cioè, nel 2022 non è possibile che una televisione non sia in grado di collegarsi con Bruxelles. Ecco, questa è la cosa che è giusto che i telespettatori sappiano. Cioè, si può risparmiare su tutto, ma almeno sulla decenza cerchiamo di mantenere uno standard. Il dato a forza alla borsa, Piazza Affari perde il 3,61%, mentre lo spread torna sopra 180 punti. I dati negativi del PIL infiammano il dibattito politico. Per il Ministero dell'Economia, per il Ministero dell'Economia il... Non ce la faccio con i titoli, scusate. Ve li leggete tranquillamente. Io sto bene, tranquilli, purtroppo è la giornata dell'economia italiana che è quella che è, come stiamo per vedere dal primo dei servizi. Paolo Celata, come è stato accolto Paolo Celata? Paolo Celata sta rimorchiando una scena veramente terribile. Celata, puoi dedicarsi anche a noi, per favore. Come è stato accolto il discorso di Rajoy in quella piazza? Quel che davvero Monti ha detto di incidente, sento dei rumori probabilmente di collegamenti o cose di questo genere, speriamo vengano spenti. Quello che davvero, dicevo, quello che davvero non li hanno spenti. E mi fate lavorare gentilmente, grazie. Poi scusate, però io continuo a avere dei forti problemi in studio con l'impossibilità di lavorare, speriamo che le cose migliorino nei prossimi secondi. Palazzo Chigi. Non è più accettabile che la crescita continui. Ecco qui, scusate, siamo in ritardo, ragazzi. Allora, restano in carcere, visto che abbiamo parlato di CGIL. Un attimo, ecco, il servizio lo sto vedendo, è pronto e spero che lo possiate vedere anche voi. C'è una contestazione contro la Banca d'Italia da parte della nostra regia? Potete immaginarvi. E poi i fatti. La manovra divide con un abisso. Con un abisso le parti sociali. Per la CGIL è legge con quattro segni. Scusate. Vediamo. Non se ne può più. Me ne rendo conto. Sono il primo a saperlo. Buonasera. Il Presidente della Repubblica batte un colpo e duramente. Mattarella a Torino. Parlando ai giovani. Lascia ben capire come la pensa sul tema. Rischio di perdere la voce. Andiamo con la pubblicità, che è meglio. Non ci credo. Potete immaginare che questo servizio non c'è, quindi andiamo a vedere invece. Dite una cosa a piacere, ditemi cosa c'è. Va bene, allora andiamo a vedere, ancora torniamo all'estero, andiamo a vedere cosa sta succedendo in America.
ultimo paese europeo a dotarsi di una legislazione sui diritti civili. Capirete che non è pronto il servizio. È pronto o non è pronto, ragazzi? 20 secondi. Hanno visto che qualcuno tenta di imitarci, hanno voluto ribadire la supremazia nel nostro telegiornale in quanto a inefficienza nei servizi. Ma vediamo allora insieme il servizio. Ma vediamo i fatti come si sono sviluppati nel nostro servizio. Che cosa succede? Sta arrivando, vediamolo allora. Scusate, ma lo sapete già tutti, potete immaginare, potete farvi il film di cosa passa in questo momento nella nostra regia, cioè... Scusate, avete detto che era pronto dopo 2 minuti, 3 minuti fa, e allora? Ecco, soltanto qualche secondo. L'anno prossimo in Lettonia ha esercitazioni che sono evidentemente in funzione anti-russa. Bisogna vedere che cosa saranno, come saranno, ma certo la protesta politica è stata molto forte. Sto per perdere la voce, quindi speriamo che vada bene. Non penso che ce la faccio, quindi conviene che andiamo con la pubblicità, 30 secondi i titoli. A Piazza Montecitorio, dove c'è il nostro, sembra Amleto, no? Sembra il castello di Elsinore. Che fai lì? Un posteggiatore abusivo, lì non si può.